Per favore, mi raccomando, è assolutamente indispensabile che sul territorio pinerolese rimangano tutti i presidi per la salute, perché abbiamo un bacino di utenza che ha tanto, tanto, tanto bisogno di questi servizi. Ci raccomandiamo a lei, mi raccomando, va bene. Faccia tutto il possibile, perché veramente la salute e la vita di 150.000 persone sono nelle sue mani. Va bene, vado su per questo, sono venuto per ascoltare e sentire. Tenga conto anche di Pinerolo, perché Pinerolo... Si sta svuotando, lo state svuotando. No, svuotarlo no. E valuti che da Prali scendere con un'automobile, se non ci fosse l'elicottero, perché manca spesso anche il denaro per la benzina, sono più di 50 chilometri. Grazie. Ci lavoro. Grazie a voi. Così i cittadini del Pinerolese e delle Valli hanno accolto l'assessore alla sanità Antonio Saitta, arrivato a Pinerolo per partecipare all'incontro con i sindaci dell'ASL Todieci. Che cosa chiederà Saitta? Chiederemo molte cose. Intanto di illustrarci qual è questa nuova delibera, quali sono le prospettive sociosanitarie del territorio, questi cambiamenti che ci sono. Abbiamo anche un elenco di proposte che come sindaci abbiamo proposto già antecedentemente qualche giorno fa. Tanto vogliamo conoscere prima com'è questa delibera regionale, le prospettive, quali sono. Da cose che ho letto sono un pochino più confortanti dei tempi addietro, però vorremmo verificarle un attimo nel momento in cui verranno illustrate, e poi più che illustrate verranno poi proprio trasformate in esigenze territoriali, come ci aspettiamo, ecco, quello sì. Perché siete qui questa sera? Ma per dare un segno di presenza, anche se purtroppo non siamo tantissimi, e per far sentire la nostra voce affinché Saitta, la regione, senta anche le necessità del territorio, soprattutto degli ospedali più piccoli. Sappiamo che nel Pinerolese gli ospedali più piccoli sono stati quelli per adesso più penalizzati, per cui che non ci dimentichi, che sappia un pochettino che c'è molta gente che crede ancora in questi ospedali, crede nella sanità pubblica, anche se siamo in un momento difficile, e questo deve essere un messaggio che speriamo la regione senta. Saitta ha presentato ai sindaci il suo piano di riorganizzazione ospedaliera che anticipa la riforma della sanità piemontese. Ha ricordato che il Piemonte ha 8 miliardi di debiti, che spende in sanità più di quanto lo Stato gli dà e che è necessaria una riorganizzazione perché il sistema sanitario regionale non è più sostenibile da tempo. Ma noi cercheremo assolutamente di difendere la sanità sul territorio, perché riteniamo un principio vitale per tutti quanti, ma assolutamente cercheremo di difendere l'ospedale di Pinerolo, ma non solo difenderlo, faremo in modo che Pinerolo torni ad essere come era prima, quindi che possa utilizzare al pieno le potenzialità che ha. Quindi abbiamo personale qualificato, abbiamo strutture che sono utilizzate in percentuale bassissima, quindi noi chiediamo l'utilizzo di Pinerolo che venga ripristinato come ai tempi, perché è una struttura indispensabile per il territorio questo. Pinerolo ha 18 Torino ha 18 ospedali più 5 nel concentrico. Pinerolo ha solo questo. Bisogna scendere fino al Lazio per trovare un'altra regione indebitata come noi nella sanità, ha ricordato Saitta. Ha ribadito la chiusura del punto nascite a Susa, che ha circa 150 parti all'anno. Sotto i 500 parti, ha detto, non si può tenere un ospedale aperto. Ma ha rassicurato i sindaci di Valchisone, Valpellice e Pinerolese che in questo territorio non ci dovrebbero essere ulteriori tagli rispetto a quelli già effettuati da Cota. Piero Rostagno, presidente del comitato Salviamo l'ospedale Valdese di Torre Pellice, che incontro è stato? Quali sono le sue impressioni? L'impressione all'inizio non è stata positiva, perché l'intervento dell'assessore saremmo trovati di fronte all'ennesima riunione con tante parole. La differenza l'ha fatta il consigliere Rostagno, non siamo parenti, ha posto una proposta concreta da sottoporre all'assessorato, ma da sottoporre prima ancora, da quello che abbiamo capito, a una elaborazione da parte dei sindaci di un tavolo di lavoro che dovrebbe costituirsi nelle valli. Nel concreto qual è stata la proposta del consigliere Rostagno? Ma la proposta è durata un intervento di mezz'ora. Per quello che riguarda Torre Pellice, la richiesta di aumentare i posti letto, di ripristinare la riabilitazione, nello stesso tempo
una novità è quella di attivare nelle due sedi, quindi Pomaretto e Torre Pellice, un centro di primo soccorso. È una proposta interessante, nuova, che va comunque valutata e che impressione che ho avuto sia stata, insieme anche al resto, recepita da parte della direzione della sanità regionale con qualche perplessità, nel senso che si punta in alto